Ciao ragazzi, sono Voscente e oggi giochiamo il gioco di The Walking Dead. Questo è uno dei due giochi che ci sono di The Walking Dead, uno a pagamento, ma mi dà qualche problemino, l'ho comprato, dovrò risolverlo e poi lo proveremo. E quest'altro è Free to Play. E cominciamo subito con Herschel. Ci sono tutti quanti i personaggi di The Walking Dead, però con dei disegni che non ricordano Rick della serie TV, molto probabilmente saranno presi dal fumetto, che oppure dovrò andare a controllare se le facce, insomma, coincidono. Dice: sta cominciando, il governatore sta venendo, sta tornando per avere la sua vendetta. Lori ha detto che gli zombie, i walkers, hanno rotto la staccionata e stanno causando dei problemi. Rick dice: ok, andiamo ad ucciderli. E qua siamo col primo combattimento, dove ci spiega in sostanza come funziona. Semplicemente bisogna cliccare qua e sullo zombo, e poi selezioniamo pure l'altra persona per attaccare. Questo è semplicissimo. Poi dice che abbiamo pure un attacco che si chiama Rush Attack, più potente. Si fa così: para para para, arrivano tutti i zombazzi e lui spara ancora di più, molto probabilmente facendo dei danni sia ravvicinato che a distanza allo stesso tempo. We should take out first. Stanno portando tutti quelli che hanno, no, per attaccarli. Chi dobbiamo ammazzare prima? Ok, chi dovremmo portarci insieme? Allora, possiamo scegliere se portarci persone che hanno armi a distanza o armi corpo a corpo per bloccare l'avanzata del governatore. E io prendo quelli a distanza. Facciamolo. Fate contare ogni colpo. Abbiamo qua il team. Ok, ci spiega che sono allertati, ci hanno visto, eccetera, eccetera. Selezioniamo prima la persona, il nemico, voglio dire, e poi Herschel. E spariamo con Herschel. Dopodiché selezioniamo Rick, che sparerà all'unico nemico in vita. Si prende pure uno sparo in testa, che normalmente, come sappiamo tutti, non uccide neanche un po'. Ed ecco qua è finito l'altro combattimento. Però sono questi combattimenti di routine che ci porteranno poi nel gioco vero e proprio. Non è finita. The Governor, eccetera, eccetera. Sta arrivando con il carro armato, il governatore, con un braccio in meno e un occhio in meno. Uccideteli ora. I'm on air, la sto puntando. E questo di qua che non sappiamo. Garrett dice: non è armata. And running away. What are you doing? E sta scappando via. Per cosa sta facendo? Sta sparando questo di qua, evidentemente, da qualcuno che è disarmato e sta scappando. E qua c'è una che sembra tenere forse un bambino, con c'è il cecchino che la mira. E questa era l'introduzione a Road to Survival. Questo è il nome di questa versione di The Walking Dead. Poi dice: 10 mesi prima il bordello, e cosa è successo? Più o meno un anno prima dell'assalto alla prigione, tre amici raggiunsero una piccola città chiamata Woodbury in Georgia. E questo è uno degli amici. See, that's the town. We get inside. You know, safety is in number. Questa era la città. Ci siamo entrati. La salvezza sta nel numero. Bisogna essere tanti per sopravvivere. Darius, I'm saying, is get a lot of people making decisions. Things to know. Dice che se metti troppe persone a cercare di decidere cose, la prossima cosa che succede è quella che si ammazza la vicenda. Hold it, hands up high. You die right here. Dice: fermati. Metti la mano in alto o muori, or you die right here. Muori qua. Shit, I knew it. Merda, lo sapevo. Lui l'aveva detto effettivamente. Easy there, I'm Garrett. This is Darius. Tranquilli ragazzi, io sono Garrett. Questo è Darius. E quest'altra persona che è Volscente, che sarei me. Allora, Darius, we have been on the road a while. Maybe we can help each other out. Siamo stati in giro, no? Per vagabondare per parecchio tempo. Forse ci possiamo aiutare a vicenda? Darius, e Barker, che non si fida neanche della sua ombra, dice: sei da solo? Vedi qualcun altro? Coglione, questo non glielo dice perché ha la pistola puntata.
Get Gavin is call on stranger. Va bene, minchiate. Ok, open the gates, stanno aprendo, si fidano. Questo è l'accordo. Don't care where you came from, what you left behind, or who you buried. Dice: non ci interessa da dove venite, chi avete lasciato, chi avete abbandonato e chi avete sepolto. You want to stay here in Woodbury, you need to be able. Dice: se volete stare qua a Woodbury, dovete essere capaci di fare due cose: combattere e costruire. Il dottor Steve vi farà vedere come funziona Woodbury. Rights, let's get started. Questo è il dottor Stevens, scusatemi. Allora, qua ci spiega perché qua dobbiamo costruire Woodbury. E questa è la parte interessante a mio avviso del gioco, o almeno il forte del gioco. Allora, dobbiamo costruire questa base. Abbiamo un posto, l'avamposto, che costruirà i materiali, che ci fornirà i materiali. Dobbiamo usare qua un'opzione che serve per evitare di attendere, che è quello con cui faranno i soldi, perché poi quando si attenderà si dovrà pagare se uno non vuole perdere tempo, però per ora è accettabile la cosa. Ci dà questo skip, questa possibilità di non aspettare gratuitamente per farci capire come possiamo spendere soldi in futuro, e fa vedere che costa soldi qua in alto a destra, non lo potete vedere, è 175 di oro. Poi sposterò magari la telecamera in un altro video se ce ne sarà un altro. Se questo prenderà abbastanza, mi piace. Fa vedere che normalmente costerebbe soldi, ma per ora è gratis. Poi dice che we need to build material. Dobbiamo costruire questo storage. Questo è un posto per custodire i materiali di costruzione, e lo dobbiamo costruire qua, appunto. Dice che ovviamente bisogna aspettare, ma che usando dei soldini che possiamo anche raccogliere in gioco, possiamo evitare. Nel frattempo, qua abbiamo già prodotto del materiale, e qua c'è un'altra casa che può essere adibita a casa per ospitare più persone dentro la città. Vedete, qua ci sono altri posti, e lì sembra l'headquarter in alto a sinistra. E qua sempre 5 secondi che possiamo skippare e possiamo avere una bella casa. L'ha costruita, e qua ci hanno la bella notizia che abbiamo appena distrutto il generatore. Che culo! Danno pollici in alto per, diciamo, incentivarmi a fare qualche altro video di questa serie. Per ora sto cercando di selezionare anche qualche gioco per cellulare da poter buttare lì ogni tanto. Fatemi sapere se l'idea vi piace o se non vi piace. Barker, Tessendi, qua dice di andare a prendere la gente, insomma, andare a fare un bel party per andare a raccattare le parti per il generatore. Questo dice 9 persone, è un po' tutt'io dubbioso, e quello dice non rompere coglioni, fallo. Qui c'è la schermata delle reclute e ci avvisa che noi possiamo scegliere un eroe. Abbiamo tutti quelli praticamente della serie: Tyrese, Glenn, Dale, eccetera, eccetera. Ma non possiamo sceglierlo come pensiamo. Possiamo solamente cliccare qua e sperare che esca una figa come Maggie, ad esempio. Sandy, non mi ricordo neanche cosa sia, oppure Lori. Vediamo. Naturalmente, noi cercavamo la figa e ci siamo presi Glenn. Claim, ci siamo presi sto cazzo di Glenn. Che mi sta simpatico, tra l'altro, Glenn. Non è che voglio dire qualcosa nella serie TV, è abbastanza simpatico. Abbiamo molte più persone al cancello, dicono. Cool, ok. Aprite il gate, stanno arrivando più persone. E questo arriva con un dono, che è una borsa con uno zombo mezzo sminchiato dentro. Fa piacere. Naturalmente non si fidava questo tizio di quello normalissimo, però di uno che arriva con uno zombie dentro un sacco, va bene. Phil Blake si chiama questo tizio, grazie. Se apprezziamo che ci abbia dato l'attenzione, cerchiamo un posto dove stare. La missione è stata completata. Intanto abbiamo fatto il livello 2, e ci dice quello che abbiamo preso: basic token, che saranno qualche cosa, oggetti di base, probabilmente regali di base. Character cap increase, è salito il livello che si può fare da 20 a 25 per i nostri personaggi. L'energia è salita a 16 massima, e il team cost mass increase a 33. Oh, ok. È aumentato, increase vuol dire aumentato. Missioni: abbiamo una missione, Welcome to Home Mart. Dobbiamo andare a un bellissimo centro commerciale. Se
selezioniamo il centro commerciale, stage 1. So Sandy, how did you end up in Woodbury? Qua si parlano, come dice, come sei arrivata a Woodbury, è arrivata con sua sorella, eccetera, eccetera. Wow, benissimo, it's okay, she's already dead, la sorella è morta, è diventata uno zombo. Friend show da, va bene, a posto. You have to make same choice someday. You don't really think about it, you just do it and you move on. Va bene, qua sempre si compiangono tutti la stessa sfiga, devono fare scelte difficili e continuare a vivere. Ora dice basta con le storie e possiamo selezionare il nostro team. Tap to slot change teammate unlock up to 5. Ok, possiamo avere fino a 5 teammate. Possiamo selezionare chi scegliere. Avrà un suo preferito e poi possiamo scegliere noi cosa fare. Glenn è il nostro eroe, che ovviamente ci va bene così, e dice che lo slot numero 6 è riservato a caratteri, a personaggi speciali. Ok, che possono pure condividere delle skill come Glenn può condividere le sue skill. Ma qua ci rompe le palle il gioco che dice che vuole che noi andiamo a registrarsi, cancel, cancel, eccetera, eccetera, e torniamo subito a giocare. Nel frattempo qua non possiamo aggiungere qualcun altro, sì, scegliamo la femminuccia qua e diamo done. Se facciamo autofill ci può anche riempire il coso a cazzo. Il gruppo ad minchiam. Se siamo noiosi, vi sentite noiosi, va bene così. Dobbiamo completare Home Mart per alloccare, per sbloccare questo slot. Poi dobbiamo completare il Woodbury Gate per sbloccare quest'altro slot e avere un altro membro del team. E completare la Trainfield Depot per sbloccare l'altro slot. Andiamo all'attacco, ci costa 3 di benzina. Abbiamo zombazzi e zombazze ovunque, quindi possiamo selezionare questo che spara subito a uno zombo, questo che spara a un altro zombo e questa che spara, Lucia, scusatemi, a un altro zombo. Basta cliccare sull'altro e ha ammazzato l'altro zombo. Ci sono delle risorse a terra che raccogliamo, Wakefield, l'ondata è stata pulita. E some survivor came out from abandoned building. Sono arrivati gli altri sopravvissuti. Nel frattempo continuiamo ad ammazzare. La zomba avanza. Benissimo. E abbiamo altre risorse. Facile. Wave cleared. Abbiamo fatto. Ok, some survivor came out from abandoned building. I cannot thank you, eccetera, eccetera. Ci stanno dicendo grazie mille, a mano che andiamo pulendo. Ok, vediamo questo a chi spara. Va bene, però non stiamo selezionando chi. Ok, diciamo a chi attaccare. Ok, spariamo a quest'altro dei due. Abbiamo cominciato a selezionare i nemici. E poi possiamo fare noi il rush. Ma selezioniamo Glenn. E dovrebbe bastare così. Teniamoci il rush perché non sappiamo se ci sono più ondate o se finisce così. Abbiamo raccolto due sacche di sangue, una bottiglia, una camicia e quattro sopravvissuti, ragazzi. Abbiamo. Benissimo. E siamo davanti all'Home Mart. Kill those things never easy. They were people once. Dice che non è facile per lui uccidere queste cose, per queste persone, perché erano persone prima, questi zombie perché erano persone. Mia sorella. Ok, guai dante animore. Dice no, ok, questo di qua non rompete il cazzo, non sono più persone, sono solamente minacce. Deaths that need to be eliminated. Threats, minacce che hanno bisogno di essere eliminati. Ok, siamo qua alla stage 1. Way out of nowhere. Dice che uno straniero, uno sconosciuto appare dal nulla. Qua c'è scritto. Nel frattempo possiamo fare una stage 1 e stage 2. Vediamo. Aggiungiamo qua join a faction. Join a fa you must be a member of a faction to use this feature cancel. Oh, possiamo fare pure aggiungere i faction supporter. Attack, riattacchiamo qua, facciamoci un altro qualche altro punto. Tatam. Siamo solamente in due. Attacchiamo con Glenn e abbiamo fatto più cazzo di Bam. Dai, Sam, Sam. Ora qua dovrebbero venire problemi. Wave cleared. Abbiamo
altri stranieri, sono 2 di 3. Bene, che questa di qua è arrivata qua. È ottimo che abbia Rush, che non voglio usare assolutamente. Voglio usare Glenn, che ce l'ha fatta ad ammazzarla. Glenn non entra a fare in Rush mode. Ok, un altro sopravvissuto. Vediamo cosa succede. Sono tutti e due in Rush, ragazzi. Rush. Ok, spariamo tutti quanti. E qua non hanno fatto un cazzo questo Rush. Ammazza questo. E questo ci attaccherà. Gli ha dato uno schiaffo, l'ha graffiato. E abbiamo pulito quest'altra stage senza neanche tutti i problemi che mi immaginavo. Ok, abbiamo preso altri due sopravvissuti, stiamo riempiendo la città abbastanza velocemente e dobbiamo farci la stage 2 ora. Ok, hold up, here something, sente qualcosa, ciao, è arrivato Jim. Bang, shit, get back, you're dead, or you're dead, vai indietro o ti ammazzo. Jim, no, don't shoot, I got some people hunkered down inside, we haven't seen other people in well forever, we need food, you wanna trade, questi vogliono scambiare cibo per noi, hanno persone nascoste dietro che sono stati isolati dalla città per un sacco di tempo, allora hanno bisogno di cibo, I don't know, they don't seem so style, volscente, what's the call here, qua dice, non so, loro non sembrano pericolosi, ostili, però è la mia decisione. Posso dirgli di andare a fanculo o posso credergli. Va bene, alright, got a deal. Io gli credo perché sono un ragazzo buono. Wait, just like that, are you fucking stupid? Così sei stupido? E mi sa di sì, che forse lo sono. You trust us, so we can do the same here. Ok, quello gli ha detto, ci siamo creduti a vicenda prima, possiamo farlo di nuovo. Big mistake, false, take him out. Oh cazzo, porco cane. Ok, in a sudden move, Jim presses a knife to Mitchell's throat, draws the blade from ear to ear and tosses him to the ground, his life poured out in a puddle of thick vicious blood. Jim velocemente estrae il coltello, taglia la gola di sto ragazzo che muore, che finisce in una pozza di sangue. Benissimo ragazzi, ho fatto, mi sono fidato, ce la siamo presa nel sedere. Va bene così. Trace, alert, qua ci sono altre cose da poter fare. E dobbiamo fare la stage 2. Attacchiamo, ragazzi. Qua ci sono persone che noi attacchiamo. Attacchiamo la figlia prima, la bella ragazza, scusatemi. E questo qua, minchia che cazzo di salto che ha fatto. È Spider-Man. L'abbiamo ucciso. Sono curioso di vedere come si evolverà il villaggio. Abbiamo trovato un sopravvissuto. Non so se c'è. Ok. E questo non si può fare molto. Questa è la dinamica. Abbiamo un rush mode pronto. Wave cleared. Ok. Wave 3 di 3. Andiamo con un rush mode. Ok, blocchiamo questo qua col coltello, salta come l'uomo ragno e ci attacca e noi lo finiamo prima della fine del turno. Benissimo, prendendoci un bel po' di cose, sacche di sangue eccetera eccetera, e dovremmo quasi aver pulito. Abbiamo scoperto nessuno. Damn, fucking kill Mitchell, Volscente, it's on you, we shouldn't have trust him. Ha ammazzato Mitchell, Volscente, è colpa tua, non gli avremmo voluto credere. Sì, è colpa mia, va bene, abituati, io gioco. We all knew the risk outside Woodbury, we came for the generator, let's just get it and go, nobody else has to die today. Cioè, sapevamo tutti quanti i rischi dove, quando siamo, abbiamo lasciato Woodbury, siamo venuti per il generatore, prendiamo e andiamocela a farle sbattere lì dietro. Ok, you don't have enough storage to hold additional
additional and your tower is full upgrade your tower all to build more storages. Ok, dice che possiamo aumentare la town hall, il comune, per fare più spazio. Get rewards token, get rewards, ok, info, possiamo craftare le cose. Abbiamo un pochettino di icone qua, possiamo craftare, research, ricerchiamo e raffiniamo. Abbiamo pagato un dollarino per ricercare come fare le lattine di qualcosa. Done. Ok, craftiamo le 33 e abbiamo 33 lattine. Multiple bottle light and craft. Ok, 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 ok. Come gay, ok, grazie. Global chat, ah, benissimo. Qua si stanno, qua ti aspetti da BO3. Sono ok, grazie, ciao, eccetera, eccetera. Stiamo parlando nella chat globale, perché ricordiamo, qua c'è pure la chat globale. Comunque, ragazzi, vedremo di continuare la prossima volta. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco. Lasciate un mi piace per supportare me, la serie e il canale. Grazie a tutti quelli che commentano e che guardano il video fino alla fine. Ciao e alla prossima.